Assessore, amministrazione comunale che ribadisce anche in questa occasione l'importanza del fiume Pescara come una risorsa per la città. Certo, assolutamente, vorrei fare un passo indietro perché lo scorso dicembre l'amministrazione comunale ha partecipato all'avviso promosso dall'ANCI, dove noi abbiamo proposto questo grande progetto, Golena, ovvero l'istituzione di un ecomuseo fluviale all'aperto, perché l'amministrazione comunale dall'inizio ha creduto nella valorizzazione del fiume ed oggi daremo la possibilità a 20 giovani del territorio di Pescara, dai 18 ai 35 anni, di essere parte attiva di questo progetto, di dare le proprie idee concretamente e di valorizzare al massimo il fiume Pescara. Qual è il vostro ruolo in questo progetto presentato oggi a Pescara? Allora, noi in questo progetto abbiamo un ruolo, siamo innanzitutto super contenti di aver vinto questo progetto, siamo le uniche 10 città, Pescara tra le uniche 10 città che hanno avuto questo finanziamento. Noi innanzitutto saremo come tutor durante la formazione dei studenti, dei 20 studenti che vinceranno le borse da 3.000 euro che il Comune metterà a bando da domani. E successivamente saremo di supporto durante la realizzazione dell'ecomuseo fluviale, che è il progetto finale che verrà realizzato sulla sponda del lungo fiume di Pescara.